Buonasera a tutti cari amici di The Abusive Game. Amici, ma soprattutto amiche di The Abusive Game di WWE 2K18. E ritardatari e ritardatari di The Abusive Game e di 2K18. Qui è l'artefice Jackie in compagnia dello specialista Michel e dell'eremita Pepino. E vi diamo il benvenuto in questo ultimo JMP Dietro Noi 2.0 dell'anno, ragazzi. Ultimo Dietro Noi e anche ultimo video, ragazzi. Qui conclude l'anno, quindi ci portiamo già avanti facendovi subito adesso gli auguri di un buon anno. Noi siamo già portati avanti, stiamo già facendo il trenino. Importantissimo oggi dovete assolutamente commentare ed entrare nei primi 200 commenti. Non prendetevi la scusa che è l'ultimo dell'anno, no? A scanso di equivoci commentate tutto tranne la tipologia e non scrivete altre cose, perché altrimenti noi le ritagliamo, esatto. E dovete, estraiamo comunque. Dovete commentare o due wrestler o due contro due o Fatal 4-Way o Six Man o Eight Man, anche al Triple Threat. Non ho detto tutto, no, tutto quello che c'è, insomma. Sì, e poi ragazzi potete mettere all'interno qualsiasi resta, qualsiasi personaggio. Basta che sia presente nella community. Esatto, potreste mettere dentro anche Batman nel match. Che noi andiamo a scaricarlo nel caso. L'importante è che sia nella community. Tutto quello che c'è. Oggi ovviamente c'è il Royal Rumble match a 30 uomini, noi abbiamo già pronosticato 5 resta alla testa, ricordo la classifica, io sono quota 18, Michele è andato a 4 e Peppino a 11, ormai la vittoria è mia, però comunque giochiamo solo perché non ho fatto pronosticare Mena lo scorso match, che magari potevo vincere. C'è altro da dire? Pepino, io mi sento che se ti senti di escludere Ziggler potresti vincere. Ovviamente abbiamo estratto, ragazzi, 30 commenti e abbiamo preso il primo wrestler che c'è nel commento. O quantomeno il primo wrestler disponibile. Sarò più preciso quando verrà estratto. Io vi dico già che a parer mio io escludo già Ziggler perché non merita. Secondo me non la vince questo Rumble. Poi... Per chi, strano che Lilian Garcia spiega le regole, per chi è un po' più fisionomista si accorgerà che siamo vestiti come al video dello scorso mercoledì nel titolo Noi post Clash of Champions. Non è vero, io no. Sì, anche tu. Non c'ero. Sei arrivato alla fine, anche perché lo stiamo registrando, noi stiamo registrando questo video l'ormai già martedì mattina 19:12, perché così noi ci portiamo avanti, lui ha possibilità di montare per bene quest'ultimo video. Per bene. Io vi ricordo che questo è l'ultimo video che andrà in onda nell'anno e noi torneremo il mercoledì successivo all'Epifania, non ricordo mai se è il 9, il 10 o quello che è. Quindi non preoccupatevi se non ci vedrete per una decina di giorni, il 10 dovrebbe essere, quindi. Battista, no! Primo ad entrare Battista. Mercoledì 10. Primo ad entrare Battista. Ed è già un pronostico. Battista, scelto dal nostro amico Jack e scelto dal nostro amico Emanuele Papagna. Come prima scelta. Quindi per concludere il discorso andate a rivedervi i nostri video più vecchi per chi è un nuovo iscritto e vedrete che i giorni passeranno senza che voi ve ne accorgiate neppure. Dal 10 di gennaio con la nuova urna ricomincia la classifica azzerata e il titolo Noi 2.0 sarà totalmente nuovo e finalmente poi magari vincerò porteremo io. Anche qualche modifica e sicuramente non porteremo più il tag team table perché a eliminazione io lo odio. Prima di entrare Batista The Animal, quindi che già un ritorno per già un tuo pronostico, ragazzi. È col numero 1 quindi sì. Lo vedo difficile si vocifera un ritorno per WrestleMania, lui vorrebbe tornare addirittura anche a tempo pieno se non mi sbaglio. Però se sul piatto ci sia qualcosa di
per cui vale la pena tornare. E non parliamo di soldi, ma di storyline degne. Lui vorrebbe Triple H. Sapessi cosa vorrei io nella mia vita, non sempre tutto è possibile. E infatti non è detto che... Vorrebbe Triple H, mi sembra un po' più di... Grazie a Dio ci sono solo due entrate. C'è lì Stefani che è tutta... perché vuoi Triple H, tu sei un po'... Vabbè. Perché ricordiamo che Batista fa un film all'anno che è quello dei Guardiani della Galassia. Bret Hart, ragazzi, no! Scelto da Pepigno, no! E scelto da 7 Bizzi BN7. Chiedo, sai che forse è quello se... che ha vinto la volta scorsa? Non ricordo, non ricordo chi era riuscito a buttarmi fuori l'altra volta. No, non era Predator. No, non era qualcuno di stupido. Ah, sì, forse sì. Ah, è vero, Predator aveva vinto. Ma quella lì era il Rumble finale, però, di fine anno. Di Predator, già andato. Un saluto, addio. Ah, a... sì, è quello che mi ricordavo io. Credo. Lo vedi che allora era. Troppi video. Era facciamo, ancora ragazzi, quel gioco vecchio. Dobbiamo tagliare i video. Dobbiamo tagliare il budget. C'erano troppi video, non ci ricordiamo più. E quindi Batista contro Predator. Quindi Jack contro Pepigno. Quindi 7 Bizzi BN7 contro Emanuele Papagna, tanto vabbè, per cominciare. Vabbè, hai già capito che questi due non arriveranno alla fine. Meglio, forse la volta che vinco. Alla fine mi riprendo. E già già entra il prossimo. C'è il countout, non l'abbiamo mai visto col gioco nuovo. Sì, ma entrano troppo la svelta. Te l'ho detto, è che vero? A fare slancio, a finire The Rock numero 3, che bello così che esce, te l'ho detto che non l'avevamo mai visto, quindi anche però... la mia teoria è andata a quel paese. È Running Bulldog, ragazzi. The Rock scelto da Jack e scelto da Davide Raccagni. Niente, non mi va bene questa... Che bello che quest'anno esce tutto bello, il numerino. Sì, il countdown, sì, il Russian Leg Sweep al mio Battista. Lei rientrano troppo la svelta. Ma sì, Pepino, o meglio. Ma guarda, il veloce non era questo. Il veloce è come si svolge il match, non l'ordine di entrata. Però così è troppo. Sheamus numero 4, scelto da Triple H. D'altra parte è quello che c'è scritto qua. Esatto, perché poi c'è uno Sheamus che sceglie Triple H. Non è vero. Io come al solito diventerò matto a cancellare chi viene eliminato, farò il possibile. O se no puoi anche fare meno. No, vabbè, salutiamo quelli eliminati, giusto? Ma stai segnando anche quelli già entrati? No, già entrati no. Fagli entra già X, il da... quinto, ragazzi. Vabbè, ma quando riesco? Fagli una X così sappiamo chi è già entrato. No, riesco a stare dietro a tutto. Il quinto. Vediamo. Bobby Roode, scelto da Pierre 360. Una velocità a entrare Bobby Roode, ragazzi. Non è partito neanche il Glorious. È volato dentro. Quindi quest'anno possono essercene 8 sul ring. No? Sì? Sì, sì. Sì, allora ne entra ancora. Sì. Questa Royal Rumble potrebbe essere una premonizione di quella che ci sarà a gennaio. Vediamo chi vince. Triple H scelto da Sheamus. Cioè non riesco davvero neanche a trovarli tutti. Triple H odierno scelto da Oscar Dell'Omo. Chissà se sarà uno dei partecipanti del Royal Rumble di gennaio. Io spero sentitamente di no. Questo sta entrando il settimo, ragazzi, eh? Sono già un passo avanti rispetto all'anno scorso. E quindi sono ancora tutti all'interno del ring. AJ Styles, scelto da Umberto Lorenzo Ciolino. Attenzione Sheamus, ragazzi, la rischia. Batista cerca di eliminarlo. Il mio Batista, l'animale. Niente, Sheamus reagisce. E dall'altra parte invece c'è The Rock, sempre mio, che tenta di eliminare Triple H. Quindi con questo sono tutti 8 sul ring. Quindi esatto, deve esserci qualche eliminazione.
Cesaro. Stranamente non è stato pronosticato da me. Scelto da Francesco Lupo. Sono in otto ragazzi sul ring. Bret Hart tenta di eliminare Sheamus. Mamma mia, rischia tantissimo. Ma niente, si salva. Batista anche lui rischia. Il mio Batista, che viene eliminato dal mio wrestler preferito, Cesaro. Attenzione. Però no, si salva. D'altra parte invece c'è Bobby Roode, perché ha fatto quel giochino XXX ed è impossibile farlo. Esatto. E non lo sto comandando io, Triple H contro The Rock, Bret Hart contro Cesaro, Sheamus contro Batista e Bobby Roode contro AJ Styles. Ovviamente non può entrare più nessuno finché qualcuno non verrà eliminato. Comunque sapete che ho scoperto che nella Royal Rumble vera, reale, le entrate non coincidono proprio al minuto. Eliminato Bret Hart nel frattempo. Anche AJ Styles. E anche AJ Styles. Quindi salutiamo Umberto Lorenzo Ciolino. E salutiamo anche 7BZBN7 con Bret Hart. E quindi uno dei pronosticati da Pepino se ne va. E AJ Styles non l'ha pronosticato nessuno? No. Nella Royal Rumble vera ogni quanti minuti entrano circa? O 60 secondi o 90. Ci sono stati degli anni in cui era 120. Di solito è o 60 o 90, dipende dal fatto se sono in ritardo o meno con lo show. Esatto. Ma soprattutto va anche in base. Attenzione al mio Batista con un braccio Sheamus teso eliminato. Sheamus scelto da Triple H. Comunque non è sempre magari 60 secondi, ma può darci che arrivi anche a 65, 70, sicuramente, 75. Sicuramente. In base a quello che sta succedendo sul ring, decidono quando far entrare il wrestler, in modo che gli spettatori non si perdano la scena che si sta svolgendo sul ring. Ma è perfettamente giusto. Esatto, Bobby Roode. Però ne sono usciti tre e non entra più nessuno qua. Bobby Roode, mamma mia, eliminato brutalmente da Cesaro, cade malissimo all'esterno del ring. E qui sì, invece adesso entra. Attenzione Cesaro, mamma mia. Pier 360 ci saluta. Roman Reigns scelto da Mark C e scelto anche da Mi. Triple H e Batista, eccoli lì. Rock. Mark sì, lo sceglie Roman Reigns come seconda scelta, Il primo ovviamente non ce lo ricordiamo, ma era uno stato scelto precedentemente. Sì, non lo diciamo neanche perché magari deve ancora entrare quello. Anche perché neanche se mi ricordo. Cosa eliminato Triple H. Sì. Triple H odierno eliminato, quindi salutiamo Oscar Dell'Omo. I miei due ragazzi sono ancora dentro, Seth Rollins scelto da Sean 31, scelto da me, quindi i miei due dei miei prescelti sono entrati uno dopo l'altro. Attenzione Batista, si aggiunge Cesaro? Si aggiunge Cesaro, sì. Niente Batista, credo. Ma scusa, dov'è Roman Reigns? Ci ho abbassato lo sguardo un attimo, non ci siamo persi che è uscito. Roman Reigns è entrato. Di Undertaker. Uscito Roman Reigns. Luca Rosati scelto ancora da me. Dunque io Roman Reigns non lo vedo, quindi lo do per eliminato. Anche Mark sì, ci saluta. Eliminato anche quello là che non mi ricordo chi. Ma è Roman Reigns? The Rock eliminato. Ma non l'ho visto neanche entrare io Roman Reigns. Io l'ho visto entrare, l'ho visto, sono sicurissimo. C'era dentro Roman Reigns. Sì, è stato dentro. Abbiamo detto. È stato dentro un secondo. Abbiamo detto che era il secondo estratto. The Rock eliminato. Era stato scelto da Davide Raccagni come seconda scelta. No. E anche da Jack. Goldberg. Entra Goldberg, scelto da Federico Casolino, scelto da Jack.
Quanti ne ha già andati? Tre. Due sono dentro. Ti è andato The Rock. C'è dentro ancora Batista. Dentro Batista una volta. E Goldberg. Una volta Batista è eliminato. Goldberg ha eliminato Batista. Quindi ragazzi, ci saluta anche Emanuele Papagna. Attenzione Cesaro. Dean Ambrose. Essere eliminato da The Undertaker. Ma si aggrappa all'ultima corda. Scelto da Tuzzi Fer 8. Io devo riguardarmi questa Rumble e vedere la sceneggiata di Roman Reigns. In pratica lui quanti ne ha ancora? Pepino, io faccio fatica a seguire. Ha perso The Rock. Ha dentro Goldberg. Ha perso Batista. Basta. Più ne ha altri due che devono ancora entrare. E io sono Bret Hart. Tu solo Bret Hart. Kurt Angle col numero 14. E quindi Kurt Angle scelto da AJ Styles. E poi c'è un Kurt Angle che ha scelto AJ Styles. E è già stato eliminato. Old School Rope Walk di The Undertaker. Attenzione, dall'altra parte c'è Seth Rollins, lo Scorpion DDT. One. Shawn Michaels, quindicesimo. Attenzione, Dean Ambrose rischia di essere eliminato. E siamo a metà. Che voglia però di vedere la Royal Rumble. Scelto da Eros Benny. Enzo Gurikic intanto di Seth Rollins ai danni di Cesaro, il Superman svizzero. Ancora uno ne può entrare. Però ribatte subito. Sì. Dall'altra parte all'angolo c'è Kurt Angle che tenta di eliminare Goldberg. Dall'altra parte ancora invece c'è The Undertaker e Dean Ambrose che cerca di eliminare Shawn Michaels, ma niente. Eddie Guerrero scelto da Pepino. La seconda scelta di Luigi Talletti, perché non potevamo selezionare Rey Mysterio. Ora sono in otto sul ring. Quindi prima di qualsiasi ulteriore entrata deve esserci quantomeno un'eliminazione. Attenzione, Cesaro credo abbia azzeccato la strategia. Riposa all'angolo. The Undertaker invece rischia forse. Anche Seth Rollins si fingeva morto, ma Goldberg si è accorto. Attenzione, cosa fa Shawn Michaels da dal paletto? Vuole andare a infierire. Vuole essere buttato fuori. Guerrero, no. Goldberg è ancora dentro, ragazzi. E tenta anche di eliminare Seth Rollins. Probabilmente anche ci riuscirà. Qua. Seth Rollins, ragazzi, ci Seth salute. Rollins scelto da me, scelto da Sean 31, ci saluta caramente. Eliminato dal mio Goldberg. Comunque, ragazzi, io ho pronosticato i più grossi, Vedrete anche gli altri. Il più grosso l'ho scelto io. Gli altri due, è vero, il più grosso l'hai scelto tu. Nel senso più grosso fisicamente, in quanto muscolatura, ho puntato sul più muscoloso. Cesaro eliminato. Oh, mio Goldberg sta facendo una strage. E quindi noi salutiamo Francesco. Ora, Lupo se la prende anche con Eddie Guerrero adesso, ragazzi. Attenzione, Goldberg eliminato. Dean Ambrose, Dean Ambrose intanto rientra agilmente. E quindi Tuzzi Ferrotto, un grande saluto anche a te. Anche Cesaro è eliminato. Sì, Cesaro eliminato già. Attenzione, però adesso Goldberg rischia l'eliminazione. Ma c'è Kurt Angle che va a salvarlo. Zander Segre nel frattempo si rialza. Quindi io, Shawn Michaels però si prende cura di lui. Anch'io due eliminati. Ma per esserci persi Roman Reigns, ragazzi, che stato io allora io l'ho visto entrare, ho piegato la testa per cancellare, l'ho alzata, non c'era più. Ha fatto una figura di me. È ovviamente l'unica volta in cui scelgo io Roman Reigns.
Give him credit, guys. He's not giving up. And with so much on the line, that's exactly the attitude you have to have in a match like this. Man, I knew this was going to be a closely fought battle, but no. I didn't realize it was going to be era sotto la terza corda, non sarebbe stata eliminazione. Non capisco perché non entrano. Secondo me è un bug anche questo. Attenzione, Switch and Music in arrivo, Goldberg un altro nel eliminato, che ottengo, scelto da AJ Styles, schivata però Jinder Mahal, ragazzi, dov'è? Eccolo qua, scelto come seconda scelta da Stefano Vanzati. Goldberg probabilmente è quello che ha totalizzato più eliminazioni. Una bestia Goldberg. Entra subito un altro. The Undertaker vuole porre fine a qualcuno, non so. Cassius Sono, quindi la teoria va a quel paese. Scelto da Black Connor 1016, scelto anche dal buon Jack. È il gioco nuovo, non è tanto muscoloso. Ci ha tradito, Però pensavamo che quelli ultimi scelti entrassero per ultimi nella rampa. Nel gioco 17 era così, ve lo assicuro. Lo abbiamo provato, però Cassius Ono non può eliminarmi Goldberg, dai. Una lotta fratricida fra gli atleti di Jack. Eliminano? Oh, grande Goldberg. Intanto Randy Savage, scelto da Pepino, scelto da Vittorio Cavazzi, quindi ho quasi idea di chi entrerà dopo, Scelto da te magari. È vero. Non so se può essere un caso. Dai gol. 1, 2, 3, 4, 5, caricati. 6, 7, ne può entrare ancora uno. DDT devastante di Jinder Mahal al centro del ring, ai danni del mio cazzo sono. Del mio cazzo sono. Vabbè, detta così. No, Macho Man. Se ne stava. Se sta vincendo. Voleva dire Macho Man. Quando... Ma guarda chi c'è. Eliminato Shawn Michaels. Akira Tozawa, scelto da Swirly Cartoon Gamer 947 e scelto da me. Quindi un ordine c'è. Quindi ragazzi, dobbiamo scoprire quale. Eliminato Shawn Michaels 98, quindi salutiamo Eros Benny. Io dentro Eddie e Macho Man. Michela dentro The Undertaker, se non mi sbaglio. E Akira Tozawa, io dentro Cassius sono e ancora Goldberg. A me poi ne manca. Non ci credo, Jinder Mahal elimina Goldberg. Francesco Casolino, un saluto a te. Allora io una zia, quei due qua, una zia e che sta fuori. La cosa che è andato via. Te ne mancano due. Uno te ne deve. Bradar è andato via. Sì, questo ti deve entrare, che è quello che vince la Rumble. Però scusa, Bradar è andato via, ne ho dentro due. Attenzione Eddie. E ne avrò ancora due. Attenzione Eddie. Ci sono cinque. Attenzione Eddie. Ah, attenzione Eddie. Niente. Attenzione comunque, Ono. Comunque Eddie è dentro da un po', Attenzione Ono. È stato il mio primo a entrare Eddie, quindi no, il primo è stato Bradar. No, Cassius sono eliminato. Black Connor 1016 ci saluta. Quindi io devo puntare tutte sull'ultima mia scelta. Sì, Chris Jericho 21. Chris Jericho, ragazzi, scelto da Botta 07. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attenzione a Macho Man. E invece l'ha preso in saccoccia Akira Tozawa. Swirly Cartoon Gamer 947. Ciao e buon anno. Jinder Mahal tenta un suplex e va anche a segno. A me ne manca uno, ragazzi. Anche a me ne manca uno. A lui ne mancano due. Vabbè, ma di Undertaker Express. Ormai non arriva alla fine. Non arriva alla fine. Ma infatti io lo do già per spacciato. Helicopter spin di Macho Man Randy Savage su Undertaker. Chi sarà il numero 22?
Shinsuke Nakamura. Miei arrivano tardi, scelto da Ricky Bona 02. Attenzione di Undertaker, rischia Eddie Guerrero. Si salva. Cosa fa? Elimina la terza scelta di Luca Rosati di Undertaker. Non sì. Io. Wow. Io Eddie. Lui ne ha due. Ma ormai io di Undertaker non quello che vince. Per quello che ho detto così. Che io non li ho scelti perché ho detto entrano per primi questi. Strowman. L'ottava scelta di Stefano Marco Sano. Si aggrappa, però l'hanno veramente fatta bene questa nuova Royal Rumble, quelli della 2K. Non hanno fatto bene i tag team eliminazione col tavolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. È tosto questo da eliminare. Entra il 23. Speriamo non sia il mio. Daniel Bryan, scelto da Nadir Drissi. Randy Savage con 3S. Macho Man, terza scelta di Vittorio Cavazzi. Un saluto anche a te. Anche a me. E anche a te. E anche Eddie Guerrero. Oh, seconda scelta di Luigi Talletti. Non ne ho più allora. A te ne devono entrare ancora due. A te, ho capito. A te chi deve entrare? Due devono entrare ancora. Sì, questo e questo. A me ne deve entrare uno. A me entra questo. Ah, beh. Non è male. Abbiamo ancora tutti probabilità di vincere, però, devo dirla tutta. Dove se entra adesso il mio non ce la fa. Però siamo già a 24, Ma non c'è. Guarda che entra il tuo adesso, guarda, c'è gente come Cindermal dentro, ragazzi. Guarda, attenzione, sì! Edge, sì! Alessandro Boato Pepigno. Dai che entriamo per ultimi. Allora vuoi vedere che l'ultimo, dai, vuoi che... vedere che l'ultimo è il primo e questo è il penultimo. Cristo. Non so, sto andando a caso, non lo so. Chi è stato eliminato? Edge. Ma che stronzo! Ma Edge all'Royal Rumble non è stato. Alessandro Boato, mi dispiace tantissimo. Non è la prima volta, ti ricordi la Edge? La tua che... seconda scelta. L'altra volta avevo scelto io. La tua Edge, scelta, ragazzi. La tua seconda scelta, Edge, ci saluta Edge immediatamente. Non è da pronosticare. Edge non è da pronosticare nel Rumble. Quindi Pepino te ne rimane uno. Come ne rimane uno a me e uno a Jack. Attenzione, chi è il prossimo? Sarà uno dei nostri. Attenzione, attenzione. Enzo Amore, scelto da PJ Empire. Qua adesso ci siamo, ci siamo. Ne mancano 4, 3 sono nostri. Abbiamo azzeccato gli ultimi. No, mi sa che secondo me è il tuo, perché secondo me gli ultimi 3 sono questi qua. Sì, perché va in ordine, adesso tocca a me, Cristo santo. Va di 3 in 3. Per me è così, adesso esce questo. Va di 3 in 3. Attenzione a chi tocca. È stato eliminato Jinder Mahal, ragazzi. Brock Lesnar, scelto da Super Brother Boss, scelto da Jack. Ci saluta Jinder Mahal, la seconda scelta di Stefano Vanzati. Mancano 3 ingressi, uno è il mio, uno è quello di Pepigno. Ce la prende subito col più grosso, Brock Lesnar. Quindi Pepino abbiamo speranza, secondo me. Oh mamma mia, Brock Lesnar. Non uscire subito, È tempo di... Secondo me... È quello lì. Un demone. Anche secondo me. Finn Balor demone, ormai, scelto ragazzi... da Levi Ackerman. Ormai so anche chi entra, guardate un po' come siamo bravi. Quindi com'è? Vanno a... Sì, ma vanno come? 3 in 3, Edge, Enzo e Brock Lesnar. Poi c'erano gli ultimi 3, adesso ci sono questi 3. Sono 3 a caso, però li prende a caso, credo. Quindi il penultimo adesso dovrebbe entrare quello di Pepigno e il mio l'ultimo. Ancora uno non entra, ma devono eliminare, sono in 7 dentro. Brock Lesnar se la prende. Allora che entri il penultimo, così il mio entra molto dopo. Enzo Amore. C'è dentro Nakamura, che potrebbe essere il possibile vincitore della Royal Rumble 2018.
Però è un po' che è dentro. No, 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 dai, no, Brock. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo Strowman. Bravo. E secondo me entra John Cena, scelto da Cosimo Maffeo. Una bella gatta da pelare, John Cena penultimo, eh. Il mio è l'ultimo, ma ovviamente non è... non l'hai detto. De- è di Pepino. Il mio sarà l'ultimo, ma... è grosso, sì, però non so se riuscirà a vincere la Rambo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi comunque deve esserci qualche eliminazione. Non quella di Brock prima del numero 30. Grande, quindi al momento io non rischio. Rischiano Jack e Pepino. Dove? No, dico. Bro Strowman. Io non posso avere eliminati perché non ce l'ho. Sta per essere eliminato da John Cena. Attenzione. Ci sta mettendo una vita, una però. Mamma mia, infatti Braun Strowman ritorna dentro il ring. Intanto per le chicche di Finn Balor a Daniel Bryan. Brock Lesnar lì sdraiato a bordo ring, mentre Enzo Amore ce la prende con lui. E adesso viene eliminato, giustamente. Dai, Brock. Oh, così si fa. Enzo Amore, PJ Empire. Buon anno, ecco, Brown, anche a te. Però può entrare il trentesimo. Ma dopo gli eliminati che sono in otto, non entra subito. Ho notato. Quindi Brock Lesnar elimina anche Chris Jericho. John Cena, magari, se non ci metti una vita e mezza, elimina Braun Strowman. Attenzione, Finn Balor dal paletto, però c'è Nakamura lì sotto, potrebbe spingerlo giù, ma invece lo spinge giù, dentro nel ring. Sbaglia tutto. Hanno eliminato anche qualcun altro. Chris Jericho, botta 07. Io Brock Lesnar a eliminarlo, se non mi sbaglio. Un saluto e una botta anche a botta 07. 6, manca il trentesimo. No, Nakamura, che no, non entra stai più. Buono, Nakamura, meglio, stai buono. Meglio. Sì, gomitata. Aspetta ancora un po' a entrare, numero 30. Gomitata di Brock Lesnar, ora pugni. Braun Strowman, l'ottava scelta. Capito, il numero 30 è pronosticato da Michelle. Da Stefano. Quindi... Marco Sano. Attenzione, John Cena pronosticato da Peppino, tenta di eliminare Daniel Bryan, che si aggrappa alla terza corda. Contro Brock Lesnar, è stato scollegato. Questi colpi di scena. Scusate, ragazzi. Che il trentesimo potrebbe entrare quando non c'è più su nessuno. Eliminato Daniel Bryan da John Cena. Nadir Drissi con 3S. No, John. Ci saluta Daniel no, Bryan. No, John. Sono vediamo che ha fatto la scelta giusta. Sono vediamo. Sono in 4. La scelta e giusta. Il mio non è ancora entrato. Vediamo. Le probabilità aumentano. Sto sudando, ragazzi. Chi ha fatto la scelta giusta? Oppure non entra più il mio. Ma infatti, dove stracazzo è il tuo? Eccolo! Lasciatemelo dire in anteprima esclusiva prima che scada il conteggio. André The Giant, scelto da me medesimo e da Brinzuleppe. Quindi, Brinzuleppe, mi raccomando, io confido in te. Madonna, quanto è grosso costui. Dai, sei grosso. Vabbè. Sei fresco. Vabbè. Mi sembra evidente chi debba vincere. Dai Brock. Sì così. Eliminato Finn Balor. No, Lady Ackerman. No, Andre. Vai di là dove ci sono quelli là. No, Andre. Annaccio. Vai da Brock. Te lo stavo dicendo io, giù. Vai da Brock. Anzi, butta via Nakamura prima che ce la vediamo noi. Butta via Nakamura. Brinzuleppe, Andre the Giant. Guardalo. Cosimo Maffeo, John Cena. Nakamura che potrebbe essere il vincitore della Super 2018. Brother Bros, Brock Lesnar e Ricky Bona 02. Dentro, da una Nakamura. Vita. Da una è vita tutto dentro, nelle vostre Tombstone. Mani. Tombstone Pride Driver di. Dai, eliminate. Buttate fuori Nakamura. Ma Nakamura è il possibile vincitore della Rumble 2018. No, ce la dobbiamo giocare. È dentro da stratanto, ragazzi. Via Nakamura. È dentro da veramente tanto tempo. Nakamura. No, John. No, John. Vai da Nakamura, John. Vai, John. Elimina André. No. E Brock, elimina Nakamura. Non tiragli i pugni. No, eliminalo. Testata. Vai, braccio destro. Nakamura, ce la vediamo. Buona 02. E neanche a farlo apposta, ragazzi. Incredibile. Hai 5 punti. Peccato che la vittoria è mia lo stesso. Ma cagare. Beh, incredibile. Ovvio. L'avessimo 18. Scritto a tavolino, non sarebbe mai accaduto. Invece attenzione.
Oppa, tocca a te, John. Ero così felice. Non puoi, non hai vinto un cavolo di match. Ho paura. Con Andrea The Giant e Cosimo Maffeo. Vai, con John Cena. Ci salutano e Brock Lesnar e Jack e Super Brother Boss vincono. Ha stravinto, merita anche questi 5 punti, ci ha demolito. 23 punti, si conclude qua la prima stagione di Trono 2.0. Perché solo una cintura? Non lo so. Mamma mia, ragazzi, ho azzeccato anche la Rumble. Di qualcosa? No, guarda. 23 punti. Beh, solo 20 in più di me. 19 in più. 4 punti e 11 Pepino. Cazzo. Asfaltati. Buon anno, ragazzi. Ma quindi ho vinto la coppa. Come al solito, bevete poco e guidate tanto. Tutto, aspetta. Nel frattempo io vi ricordo che novità già 2018, oltre a Facebook, Instagram e Twitter, sotto la descrizione del canale trovate il link di invito a Telegram, gestito dal webmaster Pepino ogni giorno della ogni gestito ora da niente. Del giorno voi, e della notte, voi lo troverete. Trovate, se sì. Volete chattare alle 4 del mattino, lui è lì pronto subito a rispondervi. Io vi rispondo, magari controllo ogni 2-3 ore. Il buon Jack promette che nel 2018 installerà Telegram. Questa è la coppa vinta da Jack. Questa ho è la vinto. Coppa che utilizzerà l'ultimo dell'anno per vomitarci dentro. Ci metterò il vino. E magari poi... dagli una pulita prima. Una pulita. E poi mi raccomando, guidiamo tanto. Noi speriamo che questa Royal Rumble speciale vi sia piaciuta. Noi ci auguriamo che siate stati veloci ad essere nei primi 200 commenti, in modo che possiate venire estratti dal 10 di gennaio con la nuova urna, con la nuova stagione del titolo a noi 2.0. Noi ci auguriamo che il 2017, che si sta per chiudere, sia stato un ottimo anno. Qualora non lo sia stato, non abbiate dubbi che il 2018 lo sarà anche per voi. Dobbiamo dire un'altra cosa che non abbiamo detto all'inizio, probabilmente a fine video, adesso dipende anche quanto verrà il minutaggio, manderemo i nostri pronostici fatti offline. Mai? No, però è giusto, il regolamento lo prevede. Sanno cosa abbiamo pronosticato, non è sì, che... però magari possiamo averlo inventato, invece no. Per quest'anno è tutto, ragazzi, vi ricordo. No, è giusto. Per quest'anno è tutto, ragazzi. Vi ricordo come sempre di guidare tanto e bevere poco. Io ho già bevuto prima. Scusate, ma che giorno va in onda proprio il 27? Ah, beh, allora ti è portato avanti, è già ubriaco adesso. E è stato un anno proficuo. Profiterol. No, però fammelo dire, se no poi mi dimentico. Vai. Per quest'anno non cambiare. Stessa spiaggia, stesso mare. Ok, va bene. E prima o poi arriveranno gli speciali, ragazzi. Sì. A partire dall'episodio 30 del Chiedetelo agli Abusi, che dovrebbe arrivare a fine gennaio, inizio febbraio. Allora, quello sarà un bijou. Vi promettiamo adesso, dall'anno prossimo faremo tutti gli speciali giusti, sincronizzati. No. Nel senso che noi faremo lo speciale 15.000, mancano 1.200 iscritti a questa cosa, e poi faremo gli speciali ogni 5.000. Ogni 5 anni fare quello speciale. Perché no, più è giusto altro così. Facciamo gli speciali quando abbiamo i mezzi, abbiamo le sì, idee, no, ma sinceramente abbiamo la voglia. È più bello fare uno speciale tempo. A 15, a 20 e farlo a 17. Ho capito, ma le 4, 4 credenziali per fare uno speciale sono queste. Ripeti, l'idea, la voglia, la possibilità, il tempo, esatto, il tempo. E le attrezzature per mettere in atto la cosa. Cioè, se non vi va bene, scrivete in Telegram e lui vi risponderà. Il top e gli ospiti è una quinta che si aggiunge. Quindi, ragazzi, vi ricordo come sapete di lasciare un voto a questo video, di iscrivervi al canale se vi va, se non l'avete ancora fatto. Io non vi ricorderò mai abbastanza, lo dirò per parecchio nei primi mesi del 2018. Qui sotto in descrizione c'è un link che vi invita
alla nostra chat di Telegram, se lo fate col computer penso che accada, sicuramente lo fa col cellulare. Siamo ancora molto pochi nella nostra chat, dobbiamo crescere perché Pepito deve impegnarsi di più per rispondere a tutti. Tanti, non riesco a seguirli tutti. Abbiamo iniziato 2 giorni fa, siamo in una trentina. Cavoli! Dai, 50 ci sta. Dovevi iniziare a gennaio. Però io avevo tempo sabato, mancano 15 giorni a gennaio, mancano 8 mesi. Facciamo gli speciali anche ogni traguardo su Telegram. Facebook, Instagram, Telegram e cos'è che manca? Twitter. Ci siamo dappertutto. Già non mi basta seguire il canale. E YouTube. E YouTube, che è quello che è. Ci siamo dappertutto, ragazzi. E tra un po' saremo anche a casa vostra. Perché ci sarà il tour, eh? Perché con l'anno nuovo, diciamolo, inizieremo nuovo, il tour da gennaio, ragazzi, inizieremo a girare l'Italia. Esatto. A inizio febbraio terminerà la seconda stagione del Chiedetelo agli Abusi. E da lì fermeremo ci iniziamo a pronosticare per le mete. Mi raccomando, bisogna bevere poco. Bevere poco e guidare tanto. Guidare. Possiamo salutare, ragazzi. Salutiamo, buon fine 2017, buon inizio 2018, divertitevi, godetevela più che potete, voi che potete. Noi ci rivediamo il 10 gennaio. Possiamo godercela, va bene. Noi facciamo lo speciale il 31. In diretta su Telegram. Seguiteci su Telegram. Facciamo la festa in diretta su tutti i nostri canali. Vabbè, siamo in 3, abbiamo 4 soci, potremmo fare 3 dirette diverse. Io se mi ricordo lo faccio, ma mi dimentico. Per oggi è tutto dall'Artevice, Jack. Per quest'anno è tutto dallo specialista Michel. E dall'Eremita anche per quest'anno, Pepigno. Ci vediamo l'anno prossimo. Ciao belli. Buon anno. Auguri. I fuochi d'artificio. Pam, 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 pam. Ma dai, senti che odore. Riccardo Rossi. Ci è piaciuto però. Il Paulet. Questo è il migliore di